Buonasera a tutti, buonasera, ben collegati, ben trovati in una nuova puntata di The Night Off, questo 2 maggio 2020, 22.05, qui in diretta su Nova Network, una nuova puntata di questo nuovo format notturno fatto per la notte, fatto per gli amanti delle storie, creato per chi ha, come dire, i pensieri notturni, soprattutto in questo periodo di quarantena, dove ognuno di noi ha le sue fasi alte e basse, ma soprattutto le fasi e la linea emozionale è quella che in questo periodo forse è la più presente. Comunque, questa sera, come avevamo già anticipato nel promo di questo pomeriggio, dove sono stati scritti sui vari social, l'argomento di questa sera parliamo di leggende metropolitane. Questa sera parliamo di leggende metropolitane, quindi leggerò alcune storie, vi porterò a conoscenza laddove voi già non sapete, a meno che voi non sappiate già di cosa io andrò a parlarvi questa sera. 5 leggende, 10 leggende metropolitane rigorosamente made in Italy, quindi abbiamo 5, 10 leggende metropolitane tutte fatte a casa nostra. Allora, ragazzi, innanzitutto vorrei dare di nuovo il benvenuto a tutti coloro che si sono connessi e che si stanno connettendo questa sera con noi. In voce ovviamente c'è lo zio Pibi, come ogni giorno, come ogni volta, come ogni qualvolta si voglia condividere qualcosa insieme su questa pagina che è nata soprattutto per far compagnia. Allora, ragazzi, questa sera ci sono da raccontare 10 leggende metropolitane italiane. Dal proprio passato, l'Italia ha ereditato numerosissime leggende e superstizioni, ma molte dicerie hanno radici ben recenti che proliferano anche in quest'epoca così moderna e tecnologica. Ecco appunto 10 leggende metropolitane ancora vive in Italia. La prima leggenda di questa sera è il fantasma runner di Milano. Il capoluogo lombardo è popolato non solo da fantasmi medievali e antiche credenze, ma anche da un fantasma moderno che pare che infesti Parco Sempione, ovvero una donna in tuta da jogging che ogni tanto ferma qualche passante per discorrere sui danni provocati dal fumo. Praticamente una sorta di pubblicità progresso fatta fantasma. La seconda leggenda metropolitana di questa sera è una leggenda che ha a che fare gli anni 90, ovvero l'ambulanza nera. Durante gli anni 90 circolava la voce di una temuta ambulanza nera che si fermava per rapire i bambini e espiantare loro i loro organi per venderli al mercato nero. Ad essere coinvolti in questo traffico illegale erano due finti poliziotti e due infermieri, stando alle notizie che circolavano all'epoca, provocando appunto ansia e paura tra tutti i genitori.
Adesso, per tutti coloro che ci stanno ascoltando dalla Puglia, colgo l'occasione per salutare i nostri fedelissimi ascoltatori Daniele, Maria Luisa, Michele e non solo. Voglio parlarvi di una storia tutta pugliese, o meglio, tutta salentina. La storia, o meglio, la leggenda metropolitana che sto per raccontarvi è quella del Bosco dei Misteri di Porto Selvaggio. Le fate e gli elfi non sono solo materia di fiabe e racconti antichi. Sono in molti a credere di averle avvistate nel bosco di Porto Selvaggio, in Puglia, dove i turisti giurano di aver visto insolite sfere luminose e aver sentito risate fanciullesche nel corso della notte. Quinta leggenda metropolitana di questa sera. Il tesoro della cattedrale Iglesias Sud della Sardegna. Esistono ancora tesori in attesa di essere scoperti. Tra questi c'è quello della cattedrale di Iglesias in Sardegna. Dove nel giugno del 2018 gli archeologi hanno scoperto un vero e proprio tesoro. Ma di che si tratta? Gli scavi continuano e intanto circolano voci di operai che continuano a trovare monete, gioielli e ogni genere di preziosi. Chissà cosa si nasconde sotto quella chiesa. Thank you.
Sesta leggenda metropolitana di questa sera, sempre tutta italiana, sono le case infestate. All'appello non possono mancare i fantasmi che infestano le dimore dei comuni mortali. Tra le più famose sono la Ca delle Anime a Voltri, in provincia di Genova, gestita da una coppia di coniugi che uccideva e derubava i propri clienti per poi seppellirli nel giardino. Villa Magnoni, Cona, in provincia di Ferrara, un edificio abbandonato che nessuno vuole più esplorare perché chiunque entri è destinato a morire in un incidente a apparentemente casuale. È la casa del violino in Scogna Sottona, provincia della Spezia, dove il fantasma di un violinista suicida suona ancora il suo strumento. La settima leggenda metropolitana di questa sera è quella riguardante le farfalle dei morti in Sicilia. Le farfalle potrebbero non essere semplici insetti. Secondo una credenza che sopravvive ancora oggi, questi lepidotteri potrebbero essere delle anime dei morti mentre viaggiando da un mondo all'altro. Guai a calpestarle, porta sfortuna. L'ottava leggenda metropolitana di questa sera, in questa puntata, la seconda puntata del nuovo format The Night Off, qui in diretta sempre su Nova Network, è la leggenda che riguarda i Morches in Trentino Alto Adige. Turisti ed escursionisti potrebbero essere presi in antipatia dai Morches, delle creature simili ai nani capaci di trasformarsi in radici e rami inquietanti, tutto per rendere difficile e a volte pericoloso il cammino agli estranei.
la nona e penultima leggenda metropolitana di questa sera è quella che riguarda il paese più sfortunato d'Italia, Colobraro, Matera. Ma vai a quel paese, si dice spesso, quando si è in collera con qualcuno. Ebbene sì, quel paese esiste veramente e si trova in Basilicata. Si tratta di Colobraro, considerato il paese più sfortunato d'Italia. Questa sua fama, pensate un po', risale bensì a poco prima della Seconda Guerra Mondiale, quando a Colobraro viveva un gruppo di streghe, tra cui la famosa Catre, ossia Maddalena la Rocca, la cui esistenza è documentata da foto dell'epoca. L'ultima leggenda metropolitana di questa sera è la vecchina fantasma, Genova. I fantasmi moderni esistono, ne esempio la vecchina del centro storico di Genova, che ogni 5 anni appare come spettro mentre cerca disperatamente Vigo dei Librari. Una via che però non esiste più. Venne avvistata la prima volta nel 1989 quando fermò alcuni passanti per chiedere loro in dialetto genovese dove si trovasse quella strada. Addirittura pagò un ragazzo per avere quell'informazione, lasciando al giovane una moneta da 100 lire nel 1943. Questa era la seconda puntata di The Night Off, questa sera era dedicata alle leggende metropolitane made in Italy, una puntata dedicata a storie o dicerie che dir si voglia a seconda della credenza e dell'attinenza di noi stessi a credere a quel che si dice. Su 10 storie ovviamente riportate, che potete cercare benissimo anche su social ma anche su Google, storie veramente interessanti, storie che sono diventate ovviamente leggende metropolitane, e questa sera abbiamo provato a parlarne tutte italiane. Queste 10 leggende metropolitane, tra cui una della nostra Puglia, quella del bosco di Porto Selvaggio, in Salento. Sperando che questa puntata, sempre purtroppo ricca di inconvenevoli, di dirette, perché ormai sapete benissimo che siamo tutti online, vi sia piaciuta e spero che potrete riascoltarla con calma appena finirà questa, qualche minuto appena chiuderò la diretta, perché rimarrà ovviamente sempre sulla pagina Nova Network San Michele Salentino e poi verrà anche pubblicata e caricata su YouTube. Sono le 10:31, abbiamo trascorso una mezz'ora, spero piacevole. Io vi do l'appuntamento alla prossima puntata del The Night Off con altre storie misteriose, con altri racconti per la notte. Chissà di cosa parleremo la prossima puntata. Da parte dello zio Pipi per questa sera è tutto. Buon sabato a tutti, buona domenica e buonanotte. Ciao.